I rapporti tra EAS e Flipped Classroom, convergenze e potenziamento negli EAS. Convergenze per i rapporti ravvicinati tra EAS e Flipped Classroom. Il ruolo del docente. Cambia il ruolo del docente come dispensatore di lezioni frontali soltanto. Il docente progettista e regista delle attività in classe nell'imparare attraverso compiti distribuiti. Il docente stimolatore dà supporto e suggerisce sperimentazioni e ricerche. Il docente individua opportunità nell'apprendimento blended. Il docente sostiene i processi di ciascuno nei tempi, nei modi, nei ritmi personalizzati. Il docente incarna le azioni in scelte situate. Il docente valorizza la costruzione di profili. Il docente usa la valutazione continua ed autentica. La trasformazione delle strategie didattiche. La didattica diventa laboratoriale e basata sull'apprendistato, sull'operare degli studenti che producono nel contesto artefatti. Gli studenti lavorano perché motivati da interessi, sfide, esperienze, giochi motivazionali. La conoscenza è negoziata e costruita socialmente in azioni generative nello scambio di idee, nella riflessività. I processi sono determinati da problem finding e problem solving. Potenziamento delle pratiche multimodali impegnate. Per consolidare gli apprendimenti come esperienze significative nella memoria, viene usato un mix di strumenti mediatori che simulano le operazioni della mente nell'articolazione della percezione. Sono testi, suoni, immagini, video. Si usano testi, tablet, smartphone, PC, aula multimediale, aula tradizionale. Si usano software di editing, software di comunicazione e di interazione. La valutazione. Valutazione continua e formativa. Si identifica con tutto il percorso assistito e ha le sue evidenze nelle esercitazioni pratiche, nelle gare di gioco, nei web quest, nei brainstorming, nelle prove. La valutazione formativa è la ribalta di tutte le azioni, si adatta all'apprendimento come processo. Fornisce feedback continuo e immediato sulla qualità delle risposte degli alunni rispetto a prestazioni, prodotti, comportamenti, al fine di migliorare e modellare le competenze nel loro sviluppo e manifestazione. Ci sono degli aspetti potenziati nella progettazione EAS rispetto alla Flipped Classroom, come idea per una revisione in progress dell'attuazione Flip. La lezione negli EAS è caratterizzata dall'apertura e da indicazioni guida per lo sviluppo delle attività. Spinge gli studenti ad interrogarsi, ad operare. È un problem finding che richiede risposte, problem solving, personalizzate e diversificate. Si articola in una serie di stimoli, tutorials, strumenti di approfondimento, proposte incomplete da completare e da sviluppare creativamente. Non è affidata allo studente all'inizio dell'attività come completa e monolitica a priori. Accompagna gli studenti nel loro percorso di scoperta e di produzione. Fornisce framework concettuali, fornisce indizi di ricerca e scorciatoie di pensiero. Chiede agli studenti di fare esperienza, di fare ad esempio analisi su un testo, una ricerca, una lettura, un esercizio e di pensare alle domande. La lezione negli EAS non viene del tutto annullata, è caratterizzata dal porre domande sugli input audio, video, testuali, da approfondimenti, da riflessioni.
consiste nel motivare ad una consultazione più che ad essere oggetto di studio. La lezione deve essere pubblicata e resa disponibile come esperienza ed incarnazione situata di un modello procedurale. Una volta pubblicata, costituisce la documentazione che può essere consultata da chi vuole sperimentare e conoscere stessi contenuti. Non potrà essere adottata a specchio perché porta con sé le variabili situate. Può essere adottata come esempio e nel suo processo. La lezione è un esempio di lezione a posteriori. È stata realizzata come situata, è il portfolio di attività che sono state gestite in uno specifico gruppo classe, con scelte contingentate da interessi e bisogni. Trova la sua validità in riferimento alle competenze raggiunte dagli studenti. Le competenze sono pensate dall'alto, prima di essere calate nell'esperienza, in quanto rappresentano gli obiettivi. Il processo di progettazione negli EAS è fortemente pensato. Gli EAS sono determinati dalla scelta, il design, di un modello di azione articolato in tre momenti come riferimento alle pratiche situate. I momenti dell'EAS sono il preparatorio, il design, la trasposizione e mediazione, le azioni didattiche, fare esperienza, concettualizzare, analizzare, l'apprendimento per acquisizione, per ricerca. Momento operatorio. Design è la regolazione, le azioni didattiche, analizzare e applicare, l'apprendimento attraverso la pratica per collaborazione. Il momento ristrutturativo o di debriefing, il design è la documentazione, le azioni didattiche sono discutere e pubblicare, l'apprendimento attraverso discussione per collaborazione. Negli EAS, assoluto potenziamento del docente nello spirito del post-costruttivismo. Il docente provoca costantemente l'apprendimento, corregge false concezioni, aggiusta il tiro, non rinuncia alla lezione frontale, ma la riduce a microinterventi e frequenti framework concettuali. Ascolta e valuta sempre. Stimola il lavoro di gruppo ed interviene con supporti individualizzati. Sorveglia che per tutti ci siano pari opportunità di sviluppo in base alle attitudini. Recupera i prerequisiti qualora fossero deboli ed incerti. Il suo sportello di consulenza è la classe Blended.